Zio Lomar, ragazzi, riesci quanti carichi pimpanti a zilla il canale, un attimo insieme in questo video del serale dobbiamo andare a sviscerare tutte queste notizie pro e contro Allegri che stanno arrivando in maniera veramente clamorosa come un maro in burrasca. Bisogna veramente cercare di capire cosa sta succedendo, se sono gli ultimi giornalai, gli ultimi canti del cigno che stanno provando a salvare Allegri oppure veramente in maniera clamorosa, ripeto, e Allegri rimane, quindi viene riconfermato al centro del progetto. A me sembra molto strano, sinceramente, che ci sia tutto questo guazzabuglio, quindi andremo ad analizzare appunto queste conferme dei giornali che sono arrivate praticamente 3 ore fa, e ovviamente quando ho già fatto il video del pomeriggio sono arrivate queste conferme, mi limito a riportare quello che succede adesso e andare a approfondire altri discorsi molto interessanti. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto vi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti gli strabilianti abbonati. Allora, nonostante sia arrivata questa notizia, c'è il sereno, non mi vedete mai triste, ma sempre col sorriso e bello ardillo, anche se, ripeto, è duro dover accettare un'eventuale permanenza di Allegri che ha questo contratto micidiale come un macigno fatto da Agnelli con ancora questi 2 anni sul gozzo praticamente. E quindi da un lato si spiegherebbe come mai Sandro, De Sciglio, Quadrado, Szczęsny addirittura viene rinnovato, diciamo che ci potrebbe essere un filo conduttore, però andando ad analizzare invece l'altro filone, cioè quello contro di lui, perché è incredibile come ogni volta che c'è una notizia pro Allegri è tutto vero. Tutto vero, è incredibile, ci credono tutti, no, dovete smettere di parlare che Allegri è fuori, l'hanno confermato. Quando parlano contro, tutte bufale. Boh, cioè, è incredibile, Elka va in giro in tutto il mondo, contatta allenatori, stringe la mano a Conte, va a vedere quell'altro, e poi non c'è niente di vero. Vabbè, comunque, tornando a noi, Chirico, comunque sul bianco-nero, parla chiaramente che la Juve è ancora adesso su Conte, è ancora in stretto contatto, parlano telefonicamente con Elkan, con tutta la proprietà, e quindi oltre a lui, ovviamente come vi confermo, Thiago Motta è ancora in lista finché non firma col Bologna, Tudor ovviamente che si è dimissionato dal Marsiglia, e ancora questo Zidane che, ripeto, è il nome principe, il nome che veramente Elkan vuole portare. Poi ripeto, anche dalla Francia ho visto che sono arrivate delle smentite, però ripeto, c'è sicuramente qualcosa sotto. Anche se non arrivassimo a prenderlo, comunque la verità è che la Juve cerca gli altri allenatori. Quindi un conto è non farcela a prenderne altri e un conto è dire che Allegri è saldo. Cioè, ci sono due cose ben distinte. Poi, se i giornalisti stanno provando a fare campagna politica per far avere un altro lavoro ad Allegri successivamente all'esonero, un conto. E se veramente la dirigenza vuole confermare Allegri, allora ragazzi, qua, non so, pensateci bene all'abbonamento allo stadio, pensateci bene a rinnovare DAZN. Io lo dico veramente perché non si può più vedere un calcio del genere. La Juve non tornerà mai a vincere con Allegri. Mettiamocelo in testa, gli possono prendere altri campioni, anche Messi, anche chi cavolo vuoi, questo non vince più. Ma non perché non ha i giocatori, non sa fare, cioè lui deve arrivare in un contesto già fatto per lui, in cui ci sono già dei fuoriclasse che sanno già come giocare, con i moduli già predistinti e già con degli elementi strutturati dallo staff che hanno, e lui arriva e mette in campo le figurine. Questa qui è rossa, la mettiamo qui, questa qui è gialla, di qua. Cioè non... Capite, ragazzi, in un momento in cui la Juve deve costruire anche con ottimi giocatori, lui non vince più, perché, ripeto, non ha l'amalgama di un altro allenatore che ha dato l'impronta e che ha vinto prima di lui. Detto questo, ecco, Galeone, le parole clamorose di Galeone, ragazzi, non potevamo non riportarle, che va a proteggere Allegri dicendo che non solo ha vinto tantissimo precedentemente, quindi non bisogna parlare di lui nel passato e soprattutto non fai complimenti ad Allegri perché è un amico, ma perché ha fatto un autentico miracolo tenendo a galla, quindi probabilmente gli avrà prestato il galeone lui, la Juve, nonostante tutto quello che è successo, penalizzazioni, giustizia sportiva, accanimento, VAR contro, 2 punti tolti con la Salernitana, è riuscito a fare un miracolo, cioè a entrare virtualmente nelle prime 4 senza contare i punti, però ripeto, attenzione, perché se perdiamo con l'Udinese siamo fuori dalle prime 4, però piccolo dettaglio. E quindi vediamo, perché se Galeone protegge Allegri vuol dire che Allegri è un fenomeno ed è un genio del calcio. Quindi fino all'ultimo lo terrà lì, abbarbicato, l'ultima speranza di rimanere in panchina. Ripeto, ragazzi, io vi do ancora il 99% che Allegri è fuori e l'1% che Allegri rimane. Non perché non credo a quello che hanno detto oggi tanti giornalisti,
Ma perché non tornano i conti? Non tornano i conti. Si sta parlando solo di lui fuori e non c'è nessun accenno, nessuna statistica, niente che possa far pensare ad una permanenza delle leghe. Cioè, ha sputato sul marchio Juventus, ci ha preso per dei pezzenti, ci ha preso per una squadra che non può vincere. Cioè, ha fatto delle dichiarazioni da esonero in tronco, quasi come togliersi dei sassolini dalle scarpe. Cioè, o li ha fatti per cacciare fuori qualcuno che gli fa ombra, oppure l'ha fatto perché sa di essere fuori e se la voleva prendere con delle persone mirate che sanno che l'hanno fatto fuori. Non troverei altra spiegazione. Con lui è sempre o nero o bianco. Cioè, lui ha spaccato la tifoseria e l'opinione pubblica. Questo è il problema con lui. Detto questo, come vi dicevo, la società al chiaro di luna, all'improvviso, prima della lotta di luna piena, conferma Allegri. Cioè, si è parlato di tutto e di più, di lui faticamente fuori, con la data dell'esonero lunedì, eccetera, viene fuori che lo confermano senza un riscontro di nessun incontro con la proprietà che doveva venire dopo il 5 e lo aveva detto anche Allegri nell'ultima conferenza contro il Milan dopo la sconfitta e dal nulla hanno deciso tutto. Allegri ha sposato il progetto giovani, è scontato che rimane perché comunque lui è convinto che questi giovani possano crescere, eccetera, eccetera, e non gli dispiace fare anche altri 2 anni, forse non vincendo nulla. Questo è quello che avrebbe detto lui alla società. Addirittura proponendo di decurtarsi lo stipendio pur di rimanere, e quindi cosa succede? La società si intenerisce, non lo manda via perché costa troppo? A me sembra molto strano. Cioè, dopo che a Juventus, ma anche su tanti altri emittenti televisive, si è parlato del fatto che la Juve ha stanziato un budget di 2 milioni e mezzo di ingaggio per il prossimo allenatore, e lì rientrano tantissimi allenatori: Thiago Motta, Tudor, è sfumato Palladino, italiano volendo. Con la clausola da pagare, come potrebbe accettare con i bonus e tutto, e col progetto comunque lungimirante e con dei giocatori affabili per lui, come Chiesa e Vlahovic, su cui potrebbe tranquillamente fare presa e su cui costruire il suo gioco. Quindi a me sembra molto, ma molto strano. Cioè, uno come Elkan, che ha investito dall'oggi al domani per ricapitalizzare, ha preso Zaccaria e Vlahovic nello scorso mercato di gennaio, ha rimpinguato il roster della Juve aiutando Allegri prendendo Pogba, Di Maria, Paredes, Milik, Kostic. E poi non hai soldi per mandarlo via insieme al suo staff, con un Landucci che disdice l'appartamento a Torino. Cioè, cos'è? Se ne va Landucci e Allegri rimane? Non lo so, ripeto ragazzi, sto unendo i punti e provando a ragionare a voce alta senza dare sentenze. Cioè, vi ho detto, la percentuale secondo me è quella lì, ma non ho detto che non è impossibile che Allegri rimanga. Quindi lasciamo le vie aperte, no? Per ragionare insieme a voce alta. Ecco, un'altra cosa che mi ha fatto arrabbiare, anzi due. Uno, la tipologia di allenamento che abbiamo fatto pre-Udinese Juventus. Ho capito che è l'ultima partita, ma tu non puoi fare dei torelli, scherzare in compagnia in allenamento. Addirittura penso che Allegri abbia dato dei giorni di riposo prima di questa partita, e poi soltanto un po' di partitella. Niente carichi di lavoro, niente test di Cooper, niente tapis roulant, niente cronometri che controllano quanto minutaggio ha uno di corsa, di rendimento, di fiato. Niente, niente di tutto questo. Una scampagnata, cioè una squadra di promozione ben tirata ed allenata. In questo momento potrebbe pareggiare con la Juve, cioè per dirvi dove siamo arrivati. Poi, altra cosa, poi chiudo, gli abbonamenti super costosi, sono usciti le locandine, appunto, i listini dei prezzi, e veramente una roba scandalosa pensare di proporre dei prezzi del genere con uno scempio, come abbiamo visto, cosmico, un fallimento di 2 anni, senza dare un gioco spettacolo alla tifoseria, senza far pensare che siamo competitivi. Vedendo che ci facciamo sbattere da tutti il pallone in faccia, ci facciamo dominare da chiunque, da piccole, medio, grandi, sbattuti fuori ovunque, qualsiasi trofeo, sconfitte di qua e di là, 17 totali in questa stagione, un 30% appunto di statistica, una roba vergognosa, e aumentano i listini. Perché cosa? Per poter far credere che viene Messi, così la gente beona, ci casca. Ragazzi, non ci cascate. Stadio vuoto. No abbonamenti, no abbonamenti e no alle pay TV. Ragazzi, fidatevi di me, questi continuano a speculare sul marchio Juve sperando che i tifosi abbocchino e continuino a fare più soldi di quando la Juve era competitiva, perché i costi si sono ridotti e loro incassano lo stesso montare di soldi di quando vincevano i trofei. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte a me e Danila. Come sempre vi ricordo, iscrivetevi a Calcio World 11
Qua sotto in descrizione trovate il link, direttamente cliccandoci dentro potete entrare dentro YouTube. È proprio un link con lo stemma di YouTube, facilissimo, e lì potete vedere i video e iscrivervi al canale, perché anche lì farò i miei video successivamente, stile Stivello Magno, con argomenti molto piccanti. E poi Stivello Magno Facebook, aggiungetemi anche lì, molti state arrivando, vi scriverò in privato e vi farò avere tutte le notifiche del caso. Ciao ragazzi!